Lo stato di innamoramento è uno stato simile alla follia e non per questo parliamo di follie d'amore. Quali sono le follie d'amore più comuni che dovrebbero farci riflettere sul fatto che stiamo vivendo un incantesimo? Siamo sotto incantesimo e non siamo più in grado di gestire la nostra parte razionale che è stata completamente destrutturata. Beh, intanto pensiamo costantemente all'oggetto di desiderio, il primo pensiero del mattino e l'ultimo pensiero della sera, si ripete frequentemente durante la giornata. Ciò significa che questa persona è diventata un simbolo nei nostri confronti. Un simbolo è ciò che ci coinvolge o attraverso il piacere o attraverso la sofferenza, è ciò che abbiamo introiettato, è qualcosa di esterno che portiamo dentro di noi. Poi ci sono altri indicatori, diciamo, che ci fanno capire che stiamo vivendo una follia d'amore. Sorridere senza motivo, ad esempio, oppure essere ossessivi nel ricercare questa persona, nel volerlo vedere, nel voler stare con lui o con lei. Questo dell'ossessività è una forma di follia, se vogliamo, seppur d'amore. Un altro indicatore è che si fanno delle cose prima, che prima pensavamo, non potevamo neanche immaginare di fare. Quando siamo innamorati, tra l'altro, si invertono i codici di piacere e sofferenza. Possiamo fare delle cose che prima non avremmo mai fatto, che ci dava fastidio fare. Tipo accompagnarla a trovare la zia malata svegliandosi all'alba e facendo 2 ore di auto, per fare un esempio. E il tutto si può concludere nella distorsione della realtà, cioè vediamo cose diverse dal normale e non vediamo delle cose che invece tutti gli altri, ad esempio, vedono. Tendiamo a non vedere i difetti della persona che ci ha coinvolto e spesso commutiamo in pregi questi difetti. Tutti gli altri si rendono conto, noi non ce ne rendiamo conto. Queste sono tipiche follie d'amore che però poi tendono inevitabilmente prima o poi ad esaurirsi e quando si esaurisce anche la relazione. Per questo che per instaurare relazioni solide bisognerebbe dall'inizio cercare di evitare questo coinvolgimento così profondo, ma anche basato però su una pura illusione, su un puro appagamento di bisogno. E questo non ci fa vivere bene le relazioni, o perlomeno ce le fa vivere per un periodo molto molto breve. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, ciao!